Cambiamo argomento. Sabato a Merano la giornata dell'indipendenza organizzata dagli Schützen, attesi circa 5.000 cappelli piumati. Lorena Palanga. Niente marcia né raduni, questa volta gli Schützen hanno confezionato una manifestazione diversa, una grande festa popolare, così i cappelli piumati hanno presentato questa mattina l'appuntamento di sabato 18 maggio a Merano con la giornata della libertà e dell'indipendenza, 144 compagnie, circa 5.000 i cappelli piumati attesi, JET, cioè adesso il nome scelto dal gruppo di lavoro per questa giornata. Perché avete pensato a questa festa? Perché secondo voi ce n'era bisogno? Sì, perché noi diciamo che in tutta l'Europa ci sono popoli che vivono in uno stato come minoranza, e quello noi adesso vogliamo far vedere anche alla gente del Sud Tirolo che non siamo gli unici in tutta Europa che vogliamo via dallo stato in quale attualmente viviamo. Infatti, lo diciamo ai nostri telespettatori, chi sarà presente a questa manifestazione? Saranno presenti cataloni, fiamminghi, scozzesi, però anche altri popoli come per esempio i friulani, i veneti, da tutta Europa verranno popoli che diranno poi la sua. Arriveranno anche dalla Sicilia e dalla Sardegna tra i partiti sudtirolesi che aderiscono all'iniziativa SVP, Freiheitlichen Südtiroler Freiheit, Bürger Union e Team Artioli, tutte insieme per l'indipendenza. Ha parlato prima lei appunto del distacco dell'Italia, perché secondo gli Schützen è fondamentale arrivare a questo traguardo? Ma io penso che non solo per gli Schützen è fondamentale arrivare a questo traguardo. Tanti nel nostro paese dicono che così non si può più andare avanti. Quella è una cosa. E poi dico anche, noi sudtirolesi non siamo stati mai chiesti di far parte dell'Italia, non vogliamo fare parte dell'Italia. Adesso penso che è arrivato il momento dove possiamo dire va bene amici come prima, però noi ce ne diamo. Ecco, ieri proprio in due diverse conferenze stampa i Freiheitlichen hanno presentato la loro roadmap per arrivare a un referendum sullo Stato libero, e la Südtiroler Freiheit invece ha detto in autunno faremo una sorta di referendum sull'autodeterminazione. E quale forma preferirebbe lei per il distacco dall'Italia? Ma preferirei, io dico che poi alla fine non saranno gli Schützen a dire facciamo in questa maniera o in un'altra maniera. Noi possiamo dire che noi vogliamo andare via dall'Italia. Poi si vedrà, poi deciderà soprattutto anche il popolo quale soluzione sarà la soluzione migliore. Per noi sicuramente, e quello c'è anche scritto nel nostro statuto, è la riunificazione del Tirolo. Sabato a Merano politica ma anche cultura con le tradizioni dei vari paesi. Il via alle 10 con i gruppi culturali, quello della Catalogna che formerà una piramide umana e i suonatori tibetani di Globc, solo per citarne alcuni. Alle 14 il programma principale con la discussione dei manifesti per più libertà e indipendenza. Alle 15 l'intervento di Klaus Tschütscher, già capo del governo del Principato di Liechtenstein, e poi a seguire il concerto del gruppo Volksrock. E proprio sul tema è intervenuto il commissario provinciale del PDL, Alessandro Bertoldi, che in una nota ha scritto: il popolo della libertà non può essere contrario a un referendum grazie al quale gli altoatesini sudtiroler si esprimerebbero liberamente e democraticamente sull'ipotesi di indipendenza per l'Alto Adige. Credo, ha aggiunto, che oltre il 60% voterebbe per la permanenza in Italia della nostra provincia, ma riesco ad immaginare anche uno Stato libero senza troppe difficoltà. Le ragioni economiche sono delle motivazioni ben diverse dai motivi storici e su queste ragioni si può discutere con e per il popolo senza preclusioni. Secondo Bertoldi sarebbe assurdo esprimere la nostra contrarietà. Auguro quindi agli organizzatori e ai partecipanti della festa dell'indipendenza che si terrà a Merano sabato buona festa e buon lavoro. E di tutt'altro avviso invece Alessandro Urzì di Alto Adige nel cuore: esprimo con la più profonda determinazione politica e morale il mio disgusto e la mia protesta più vibrante verso la prossima manifestazione secessionista che si terrà nei prossimi giorni a Merano. Ad affermarlo appunto il consigliere provinciale di Alto Adige nel cuore, la libertà di espressione, dice, è un valore assoluto e imprescindibile, ma anche il rispetto della legge e dell'ordinamento costituzionale italiano
italiano è un imperativo altrettanto assoluto. Per queste ragioni non esprimo solo un dissenso verso la manifestazione, ma la più aperta denuncia per i suoi contenuti provocatori, tesi a creare le condizioni per l'insorgenza di sentimenti antinazionali e potenzialmente pericolosi. Secondo Alessandro Urzì, la rivendicazione della secessione e il distacco di una porzione del territorio nazionale dall'Italia costituisce un tema fuori dal tempo, evocatore di fantasmi, alimentatore di tensioni inutili, di cui nessuno avverte il bisogno.